Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in retrocompatibilità con la puntata precedente. Il video di oggi sarà ricchissimo, oserei dire un episodio tanto necessario quanto fondamentale per fare un po' il punto della situazione su tutto quello che sta succedendo nel mondo del gaming. Quindi non perdiamo tempo, un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare il video. Voi, mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Il periodo del Tokyo Game Show è ricchissimo di notizie e purtroppo non sono riuscito a coprire tutto quanto. Infatti mi è sfuggito un evento importante, il Level 5 Vision, dove l'amata software house giapponese ha condiviso un bel po' di update sui suoi titoli più attesi. La presentazione si è aperta con un focus sul nuovo Fantasy Life e sui miglioramenti introdotti una volta che l'iniziale data di uscita prevista per ottobre 2024 è stata posticipata ad aprile 2025. Poi finalmente abbiamo visto delle immagini di gameplay del nuovo Layton, un capitolo che rimane fedele alle origini del brand ma che propone il tutto in una nuova veste grafica molto più moderna e accattivante. Il gioco promette bene anche se è ancora previsto per un generico 2025. La nuova IP Deca Police è invece rimandata ulteriormente con un'uscita prevista ora per il 2026 e ricordiamoci che doveva uscire l'anno scorso. Benissimo, a quanto pare il progetto, che è un open world, gli è sfuggito di mano ed è diventato qualcosa di molto ambizioso, tanto che abbraccerà anche un anime che andrà di pari passo alla storia raccontata nel gioco. Inazuma Eleven rimane invece previsto per una release simultanea a giugno del prossimo anno, nel mentre però in occasione del 15° anniversario della serie è stato annunciato un remake del primo episodio che si chiamerà, senza troppa fantasia, Inazuma Eleven Re. E per chiudere abbiamo la presentazione di un nuovo titolo che rappresenterà una sorta di evoluzione della serie di Yo-Kai Watch. Holy Horror Mansion sembra anch'esso un progetto molto ambizioso, però anche in questo caso ci sarà da aspettare un po'. Il titolo è previsto per un generico coming soon. Insomma, bene ma non benissimo. Il ritorno di Level 5, accolto con entusiasmo qualche anno fa, si è concretizzato per ora in qualcosa di molto meno immediato di quanto hanno fatto intendere inizialmente. Forse lo studio sta gestendo troppi progetti contemporaneamente? Speriamo che prima o poi qualcosa inizi ad uscire. A forza di rinvii, siamo diventati vecchi. Metaphor Re Fantazio, oltre ad avere un titolo che non mi stancherò mai di pronunciare, è uno dei JRPG più attesi dell'anno e proprio oggi è stata rilasciata una demo sul PlayStation Store. O meglio, al momento in cui sto scrivendo la demo è disponibile solo sul PSN giapponese, ma Atlus ha promesso che la versione di prova arriverà tra oggi e domani in tutte le regioni e anche su altre piattaforme. Come ormai consuetudine, la demo permetterà di giocare al prologo del titolo e i progressi fatti in questa versione potranno poi essere trasferiti nella versione completa che, vi ricordo, uscirà il prossimo 11 ottobre. Praticamente ci siamo. A proposito di Plus o Plus, sono stati annunciati ieri durante lo State of Play i giochi di ottobre che saranno dati in pasto agli utenti del servizio in abbonamento. Si tratta di uno di quei mesi dove l'attrazione principale è una sola, in confronto agli altri due titoli che formano il trittico dell'Essential. Oltre a WWE 2K24, si potranno riscattare gratuitamente il remake di Dead Space, questo tanta roba, e il disturbante Doki Doki Literature Club Plus, mentre tra i classici riservati all'extra e al premium abbiamo due belle bombette dal sapore nostalgico, il primo iconico Dino Crisis e anche Legacy of Kain. Incredibile ma poro, ancora non vi ho parlato del recente update dell'NSO che aggiunge ben 4 titoli a livello base dell'abbonamento, tutti quanti ripescati dalla libreria Super Nintendo, o meglio in parte Super Nintendo, in parte Super Famicom, perché ci sono anche delle esclusive giapponesi. È interessante però la presenza del cross over tra Battletoads e Double Dragon, perché non solo si tratta di un titolo mostruosamente difficile, ma anche perché è un gioco rare. Insomma, speriamo che piano piano si riesca a riversare tutta la libreria di questa storica software house all'interno del Nintendo Switch Online. Sono uscite oggi le recensioni di Echoes of Wisdom e la critica ha colto con votoni l'ultima fatica del team di Aonuma. Ormai ci siamo, quindi sto cercando di spoilerarmi il meno possibile, però fa molto piacere scoprire che effettivamente, come avevamo ipotizzato durante il periodo di anteprima, si tratta di un perfetto punto di unione tra modernità e classicismo all'interno della serie. C'è però un difetto di cui vi parlerò in modo provocatorio in un reel in uscita dopo questo TG Poro.
almeno spero di fare in tempo. Mi raccomando, non perdetevelo, ma soprattutto commentate indignati. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito, per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. In queste settimane sono esplosi i rumor e i leak riguardanti la nuova piattaforma Nintendo. Quindi, quando ho letto questa notizia ho pensato, la devo far diventare assolutamente una delle news principali della giornata, perché in un certo senso si parla ancora di Switch 2, ma rimanendo ancorati alla solida realtà di Switch. Questo perché dei data miner hanno fatto una scoperta molto interessante indagando i file di sistema che si sono modificati con la major update uscita qualche tempo fa, la 18.0.0, del firmware di Switch. Con questo aggiornamento sono stati infatti aggiunte delle stringhe di codice contenenti istruzioni che indicano che Nintendo sta preparando il suo sistema operativo a identificare la compatibilità dei giochi tra diverse console. Queste prendono la forma di un supporto a un nuovo tipo di punti di ancoraggio, utile a indicare i file di sistema ai giochi, indicati come compat. Chi ha fatto questa scoperta ha ipotizzato che questi ancoraggi potrebbero tradursi in risorse grafiche migliori su Switch 2, cache per gli shader e anche nuovi sistemi di protezione antipirateria. Soprattutto l'utilità dei punti di ancoraggio potrebbe essere quella di permettere ai titoli di identificare il sistema operativo su cui girano per rendere disponibili alcuni file contestualmente. Tutto questo, per farla breve, si traduce non solo nella retrocompatibilità software, ma anche in un possibile approccio cross-gen con i titoli che gireranno differentemente in base alla piattaforma su cui vengono avviati. Vi ripeto, i punti di ancoraggio sono stati aggiunti da Nintendo, la loro funzione però non è confermata e per ora sono solo plausibili speculazioni sulla loro utilità. Però per ora direi di prenderla come un'ulteriore conferma indiretta che la prossima console di Nintendo continuerà dritta per dritta sulla stessa traiettoria di Switch, con tanto di retrocompatibilità e titoli cross-gen. Direi che è un bene, no? E chiudiamo facendo il riassuntone dello State of Play di ieri sera e in coda vi aggiungo poi quello che penso di questo evento, le mie considerazioni proprio personali. A proposito, pure stavolta eravamo tantissimi e come al solito per me è un'emozione indescrivibile vedervi tutti quanti pronti a cazzeggiare in chat anche ad orari improbabili. Grazie di cuore. Comunque, sviolinate a parte, lo State of Play è durato leggermente più di mezz'ora e come promesso ha dato spazio ad oltre 20 titoli, tra aggiornamenti, DLC e qualche reveal. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, per me i punti più alti sono stati in primis quello dell'apertura, con il DLC gratuito di Astrobot che aggiungerà delle sfide da speedrun e qualche nuovo bot da collezionare. Già sapevamo dell'esistenza di questo contenuto aggiuntivo, ma vederlo subito messo in apertura riempie il cuore di gioia. Interessante poi l'aggiornamento di Shredder's Revenge, ma non credo che tornerò sul titolo, mentre non vedo l'ora di mettere le manacce su The Lake House, il secondo DLC di Alan Wake 2. In uscita ad ottobre, di questo non abbiamo visto praticamente nulla, ma le connessioni con Control già mi fanno volare altissimo. Inoltre, il crossover tra Stellar Blade e Nier Automata mi ha ricordato che finito questo periodo infernale di uscite, devo recuperare assolutamente questo action che ha fatto tanto parlare di sé per i motivi più disparati. Alla fine il parallelismo con l'opera di Yoko Taro non solo era lampante, ma ha portato a una collaborazione dal grandissimo potenziale. Apprezzabile poi lo sforzo di non lasciar morire completamente il PSVR 2 e tra la manciata di titoli presentati per questa periferica, di sicuro Hitman è un titolo dal potenziale immenso. Mentre di sicuro giocherò in modo convenzionale a The Midnight Walk, un po' perché l'art style sembra una figata, ma soprattutto perché dietro a questa nuova produzione ci sono i creatori di piccole perle come Flipping Death e Lost in Random. Oltre a questa ci sono poi state altre piccole sorprese molto
molto gradite, come ad esempio l'arrivo di Palworld Shadow droppato su PS5, mentre questo viene denunciato da Nintendo con un tempismo perfetto. Poi c'è stato Hell Is Us, che mi ha sbloccato un ricordo sepolto, recuperatevi la live se siete curiosi, le remaster dei primi due Lunar, JRPG su cui da piccolo sbavavo leggendo le anteprime sulle riviste ma che non ho mai giocato, l'arrivo di Phantasian, che prima o poi toccherà affrontarlo, magari su Switch, e poi il telefonatissimo ritorno di Soul Reaver. Per quanto sia incuriosito da questa collection, c'è qualcosa che non mi convince dello stile grafico, e il fatto che dietro ci siano quelli di Aspyr o Aspyre non mi mette tutta sta tranquillità. Comunque, tolti quelli che definisco momenti istituzionali, ovvero quegli spazi dedicati ai titoli big già annunciati, ma che devono comunque timbrare il cartellino con una presenza leggermente troppo ingombrante per i miei gusti, mi riferisco ai segmenti dedicati a Dragon Age e Monster Hunter, le due cose più importanti sono stati l'arrivo della remaster di Horizon Zero Dawn e il ritorno di Sucker Punch. Ora, come vi ho detto già in uno shorts pubblicato oggi, lo sapevamo tutti che sta remaster sarebbe stata annunciata durante lo State of Play, però il modo in cui l'hanno prezzata secondo me è degno di lode. Chi ha già il titolo, in fisico o in digitale, PS4 o PC, versione base o Complete Edition, potrà effettuare l'upgrade alla remaster a soli 10€, piuttosto che essere costretto a ricomprare il gioco a 50€. Certo, rispetto alle altre remaster e remake presentati negli ultimi anni, questo sembra limitarsi esclusivamente al comparto grafico. L'intento è quello di portarlo ai livelli del secondo capitolo, ma se ho ben compreso non saranno apportati miglioramenti al gameplay magari presenti in Forbidden West. Ma comunque è più di una semplice patch next gen, che tra l'altro era già stata distribuita gratuitamente nel 2021. Insomma, è una via di mezzo che per 10€ si riesce a vendere bene, dai. E lo dico da utente ipercritico nei confronti di una riproposizione del genere, di cui secondo me non c'era assolutamente bisogno. Mentre per quanto Ghost of Tsushima non mi abbia fatto impazzire, questo Ghost of Yotei sembri un episodio 1.5, era molto importante avere un qualche segnale di vita da un elemento così fondamentale dei PlayStation Studios. Non mi aspetto un titolo rivoluzionario da Sucker Punch, però almeno abbiamo all'orizzonte, in un futuro non troppo remoto visto che si parla di 2025, un titolo che sembra avere le potenzialità per sfruttare a dovere PS5 Pro. E qui passerei ai lati negativi della presentazione. Innanzitutto, il problema gigantesco è che anche in questa occasione non sono riusciti a valorizzare il semisalto generazionale che dovrebbe rappresentare il passaggio a PS5 Pro. Cerny ha fatto il riassuntino di quanto detto in precedenza e il videomontaggio dei giochi Enhanced non ha aggiunto nulla, anzi secondo me ha aumentato la perplessità intorno a questo nuovo hardware. Il marketing di Sony non è riuscito a spostare neanche di un centimetro l'attenzione del pubblico da quello che è l'unico dato che impressiona di questa nuova console: il prezzo. E poi, tolto Ghost of Yotei, titolo importante ma non dal richiamo universale come potrebbe essere un nuovo God of War o The Last of Us, si è trattata dell'ennesima presentazione minore targata Sony che fatica ad aggiungere qualcosa di unico alle line-up dei suoi device. Infatti 9 decimi della roba mostrata arriverà ovunque, pure su Switch, quindi di esclusivo c'è ben poco e questi State of Play lasciano un po' l'amaro in bocca, una sensazione che si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più. Ripeto, per me non si è trattato di uno State of Play da bocciare, anzi, però manca una visione d'insieme in grado di dare una direzione a una next gen che è un po' un mortorio. Secondo voi? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono Poro State of Poro, Michele Vision, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Questo ci vendi al gelato.